gestione dei rifiuti e sanità. Nella sua giornata in provincia di Pistoia sono stati questi i temi affrontati da Irene Galletti, candidata alla presidenza della Toscana per il Movimento 5 Stelle alle prossime regionali. Prima tappa la discarica del Cassero, quindi l'inceneritore di Montale, la chiusura al San Jacopo, dove è stato affrontato il tema della sanità. Abbiamo messo la sanità al centro del nostro programma e soprattutto il cittadino che si rivolge alla sanità. Dopo questa emergenza abbiamo capito che riuscire ad agire in maniera capillare a livello territoriale è fondamentale. I piccoli presidi ospedalieri locali, come ad esempio anche San Marcello Pistoiese ma altro, sono un passaggio fondamentale e devono essere nuovamente rafforzati per tornare a esercitare al meglio la loro funzione. Il project financing, che è questo ospedale ma anche altri, si è rivelato fallimentare innanzitutto per il tipo di progettazione e soprattutto molto costoso. Quindi dobbiamo fare un grosso passo indietro da questo punto di vista e tornare di nuovo a ragionare sulle competenze, sulle professionalità di cui c'è molto bisogno all'interno delle strutture, medici ma anche infermieri, tutto il personale ospedaliero ed extra ospedaliero. L'extra ospedaliero, abbiamo visto con le USCA, diventa un altro passaggio fondamentale proprio perché dare prossimità il più possibile alla risposta sanitaria rispetto alle esigenze è prioritario sicuramente. Il cittadino deve tornare davvero al centro della scena politica e sanitaria.